Allora, Sibona, che cosa fate poi voi in concreto pur di tirarli fuori da questo inferno? Beh, noi abbiamo cercato di avere la possibilità con la municipalità di Città del Guatemala di avere delle alternative di guadagno, ovviamente, perché non si può soltanto dire bisogna che i bambini non vadano a lavorare, ma poi devono comunque avere un minimo di introito per sostenere la famiglia. E quindi noi abbiamo operato in maniera tale che ci fosse la possibilità per questi bambini di, da una parte, andare a frequentare le scuole, facendo dei turni e dall'altra parte di avere la possibilità di avere delle alternative di guadagno. E in questo caso abbiamo avuto la possibilità di avere in dotazione dalla municipalità di Città del Guatemala delle zone per coltivazione che erano in quel momento inutilizzate e quindi abbiamo costruito con i ragazzi e con gli ex guajeros che si sono associati in una organizzazione e abbiamo fatto delle attività orticole e frutticole in maniera tale che ci fosse la possibilità di avere con la vendita di questi prodotti, oltre che con l'utilizzo per l'alimentazione personale, con la vendita nei mercati di Città del Guatemala, un guadagno per sostituire il guadagno che avevano prima nella discarica. Allora, Sibona, però lei diceva prima che questi bambini, al di là delle malattie, rischiano anche che cosa? Di morire quotidianamente, perché in queste discariche ci sono trattori, ci sono camion, quindi rischiano nemmeno di essere visti, di essere falciati lì sul posto. L'attività è assolutamente non regolamentata, arrivano i camion, scaricano il loro completo in questa discarica, per cui sotto magari c'è gente che lavora, ci sono poi le ruspe che spianano e quindi i bambini e comunque anche gli adulti devono fare attenzione a non essere travolti da questa attività e quindi è tutta un grossissimo rischio quotidiano che è per gli adulti, ma per i bambini anche di più, insomma. E poi bisogna che i bambini abbiano la possibilità di avere un minimo di istruzione, avere la Certo. possibilità anche di avere un momento di svago, Ecco, però di dal 2005, come ben sappiamo, ci fu quel grandissimo incendio, quindi i primi a pagarne le conseguenze furono proprio i bambini. Ascoltiamo proprio qualche testimonianza di questi ragazzi. Todo se quemó desde ahí arriba, desde la 28 calle hasta el barranco, y todo esto se llenó de humo. Que se empezó a encender el fuego ahí, después se empezó a subirse. Primero comenzó ahí abajo, estaba en el 4 ahí, después se subió al 3 y empezó a agarrar fuego. Después llegaron los bomberos y lo empezaron a apagar. Yo trabajé ahí y me gustaba porque yo entraba a cualquier hora. Entraba a cualquier hora, salía a cualquier hora y traía mi dinero. Y ayudaba a mi mamá, ayudaba para los gastos de la casa y le daba gasto a ella. Pero ahora que no estoy trabajando, no tenemos ni para comer, entonces. La policía nos dejó entrar los menores. Que nos dejaron entrar. Y ahora tú no puedes entrar en Brasil. Ya no. Las malas juntas. Había muchos compañeros que estaban en drogas y me llamaban. Como yo era igual, me iba con ellos. Los camiones y los tractores. Cuando uno está haciendo cacha, tiene que estar ahí viendo ahí si no viene el tractor, porque el tractor como va, tiene que pasar rápido, va. Uno es que tiene que estar así vivo para ver que el tractor no venga. Sibona, voi come associazione comunque fate molte iniziative, portate molte iniziative avanti proprio per sostenere questi progetti. Una delle recenti attività è proprio la stesura di questo libro. Sì, questo libro è stato proprio steso, redatto dalla nostra volontaria Emanuela Dandolfo, che ha seguito per 2 anni il progetto a Città del Guatemala e quindi ha raccolto anche dai guajeros e dai bambini delle testimonianze che ha raccolto in questo libro e che
Noi abbiamo edito e se qualcuno fosse interessato ad approfondire il discorso della ci fa molto piacere, magari se ci fa ovviamente un'offerta noi glielo spediamo volentieri, insomma. Grazie Sibona di essere stato con noi. Allora, Curatola, quanto è importante sostenere? È molto importante perché ci dà la possibilità non solo di fare solidarietà, ma anche di creare dei rapporti diversi, dei rapporti tra persone che hanno culture diverse, che vivono distanti l'una dall'altra e nonostante tutto vogliono costruire un mondo per tutti. Ecco, ma sostenere, come dicevamo prima, si può fare in tanti modi, telefonando a questo numero verde, all'891-3511, sostenendo i progetti di questa associazione, comprando questi libri, facendo un'offerta. Insomma, ci sono tanti modi per tendere una mano alle persone più bisognose, alle persone che non hanno colpa di essere nati in un paese sottosviluppato. Al Forum SAD, a questa organizzazione, appartiene anche l'associazione Dokit. Ceroni, lei che è il responsabile appunto del progetto CAIA in Brasile, ecco, in che condizioni vivono questi ragazzi? Beh, il Brasile è un'economia crescente, essendo un'economia crescente ha creato delle sacche di povertà ben conosciute anche all'esterno del Brasile. Noi operiamo, porto qui l'esempio del CAIA, in una città che è la triplice frontiera, Foz di Iguaçu, che oltre che essere conosciuta per le famosissime cascate, è anche purtroppo, ahimè, conosciuta per il contrabbando. E quindi diciamo che lavorando all'interno di una favela, in una situazione complicata, in cui ci sono delle famiglie non strutturate, questi ragazzi crescono alla mercé del recruitment, del reclutamento delle bande criminali, quindi delle organizzazioni criminali e criminose della. Quindi voi cercate anche di ricreare degli ambienti più sani, lontani dalla strada? Noi con questo centro, appunto, si chiama Centro di Attenzione Integrale all'Adolescente, cerchiamo di riprodurre, di presentare un'alternativa a quella che è la situazione appunto della favela, con un'equipe multidisciplinare, quindi con un'assistenza psicologica, con degli educatori, quindi anche con quindi lo sport. Quindi voi fornite un'assistenza sociosanitaria integrale? Anche un'assistenza sociosanitaria integrale, anche odontoiologica, con degli esperti ovviamente attraverso un poliambulatorio che è appunto parte anche del centro. Quindi Greco, se volessimo raccontare e descrivere soprattutto concretamente quello che voi fate, realizzate sul posto, cioè com'è la giornata di un volontario? Allora, chiariamo innanzitutto che noi abbiamo assistenza, facciamo sostegno a distanza per ragazzi di diverse età. Per esempio, prendiamo l'esempio dei ragazzi di strada piccoli, quindi ragazzi di 4-5 anni. Ovviamente queste persone, molte volte, questi ragazzi non hanno delle famiglie che li supportano ad andare nelle scuole, a seguire percorsi scolastici. Infatti, e quindi gli diamo entra il vostro ruolo. Esatto, diciamo. Abbiamo costituito una scuola, una prescuola materna, che dà la possibilità a questi ragazzi di seguire un percorso scolastico. Ovviamente in accordo con le autorità locali che ci forniscono i docenti. Le strutture le mettiamo noi, quindi un ambiente protetto nel quale questi ragazzi possono seguire un percorso di educazione come tutti i nostri figli, un percorso di educazione che altrimenti gli sarebbe negato. Certo. Ovviamente dobbiamo convincere molte volte, come diceva il mio collega, le famiglie a farli andare a scuola, e questo non è facile, non è così ovvio come noi possiamo pensare. Quindi perché le famiglie sono riottose a mandarli a scuola, questi bambini? Ovviamente innanzitutto perché molte volte questi bambini sono utilizzati dalle bande locali per poter fare dei lavori tipo spaccio di droga o anche, ahimè, prostituzione minorile. Dunque sosteniamo a distanza, come dice anche la testimonial Raffaella Carrà della campagna 10.000 sostegni, sostenere è vita. E noi proprio con questa frase vi salutiamo, vi rimandiamo l'appuntamento a sabato prossimo alle ore 16. Io ricordo ancora una volta però il numero verde che è 891-3511. Mi raccomando, noi aspettiamo veramente l'attivazione di molti sostegni a distanza. È davvero tutto, io ringrazio tutti voi per averci seguito e arrivederci. Il Forum Nazionale del Sostegno a Distanza ha promosso un'iniziativa. 10.000 bambini nel mondo hanno bisogno di noi.
Non facciamoli aspettare, chiamiamo subito il numero verde 800 91 3511. Il sostegno a distanza è vita.